Ciao ragazzi, si è rotto riscaldamento qui in ufficio, quindi op, op, op. Scherzo ragazzi, oggi unboxing un po' bello pugilistico. Va bene, cosa vi parlo oggi? Di un prodotto che sono molto molto affezionato, il mio croissant. E che cosa, di cosa parliamo oggi? Dell'Evergreen, di un prodotto che ho installato mezzo e mezzo nel 2000-2001 sulla mia TJ 4000 con, ahimè, il Dana 35, però ai tempi, raga, c'era quello, le 31, ce n'era, le 33, basta, 35 prototipo. E vabbè, i tempi vanno avanti, sono cambiate, è così. Prima si faceva fuori strada più vero, secondo me, adesso si schiaccia tutti i pulsanti e vabbè, le macchine vanno da solo, un botto di cavalli, elettriche, non elettriche. Comunque, detto questo, ho X-Locker, lo sapete, quanto mi piace. Con l'accoppiata, mi ricordo, tutti questi anni fa, con i semiassi a 30 cave e il bloccaggio a 30 cave. Quindi, maggiore durata, maggiore robustezza. Si mantengono sempre le solite C-clip e purtroppo la coppia conica, comunque nota dolente, rimane sempre quella del Dana 35 e non quella del, ovviamente, Dana 44. Quindi come spline e tutto siamo come il Dana 44, però insomma il ponte è il limite, ora non è che si può fare miracoli, ma aspettate, aspettate, per darvi un'idea, coppia conica Dana 30, Dana 5 più o meno la stessa misura, Dana 44 non è che ci voglia proprio un professore, no, a capirlo. Però ragazzi, queste erano le cose e queste è quello che si può fare. Quindi adesso un bel rapido unboxing, perché è arrivato e questo ragazzo TJ mi ha fatto ritornare così giovane e vento nei capelli, il bikini, si andava sempre, se ci vado su col bikini rimane lì così, aia, aia, adesso vai lì con l'hard top, 12 bocchette d'aria al collo, così, no, invece diciamo che tengo botta ancora lo stesso, e quindi non è che fate tanti spiritosi, e quindi lo andiamo a vedere insieme, bellissimo, e quindi non vedete più la mia brutta faccia, ma guardate come aprite, guardate, per me sono cose che, cioè, c'è un feeling diverso, cioè vi mandano la scatola, chi se ne frega, no? Però vedi ancora la scatola con scritto a mano, no? Attenzione, cable inside 70 pollici, perché è molto importante la lunghezza del cavo in base al kit di rialzo che avete. Vedi, ancora scritto tutto a penna. E quando si scrive ancora così, si sbaglia meno. Invece adesso no, etichette, mica etichette, vedete, vedete qui tutte le sue cose. Guardate, poi ecco, un po', vabbè, un po' di novità, grazie per questo qui, dal nostro amico Allen, che è il presidente. E poi vedete ancora qua il bloccaggio scritto, le sue scatolettine. Andiamo ad aprirle insieme. Cioè, perché ragazzi, veramente, cioè, anche ancora scrivere a penna, cioè, dà un, non lo so, ancora un po' questa artigianalità, queste cose. No, a me piacciono queste cose qui, sono un po' vintage. Eccolo qua, il cavo d'acciaio, perché qui siamo andati proprio nel vintage. Quando c'è il TJ, sì, va bene tutto, però se si può il suo cavo d'acciaio come una volta, fatto bene, bello. Ok? E ci siamo. E poi qua, eccolo qui, la sua bella padella del Dana 35 ovale, così, no? Ecco, guardate che bella, la sua bella forchettina, questo fa entrare o disabilitare il bloccaggio, guardate che figata. Ed ecco qui ragazzi come si presenta out of the box il nostro blocco, quindi abbiamo la cover differenziale heavy duty spessissima Dana 35, il bellissimo attuatore manuale, quindi la manopola voi sollevate e tirate e inserite il bloccaggio con il suo cavo d'acciaio, quindi lo andate a mettere all'interno dell'abitacolo. E qui c'è il nostro blocco, non ve lo apro perché tanto c'è poco da vedere, c'è il nostro bloccaggio a 4 satelliti, Dana 35 a 27 o a 30 spline. Qui invece c'è, ho dimenticato le pillole, le pastiglie per la pressione, no, non sono le mie pillole, ma bensì un pillolone, mi direte, questo qua invece è un trick. Allora, nel caso ci date dentro, si è rotto qualcosa, avete un problema, non riuscite più a sganciare il blocco o a inserire il blocco, non fate altro che togliere il cavo, inserite questa
questo speciale Tools, e avvitandolo o svitandolo vi permette di inserire o disinserire il blocco che magari era rimasto inserito, perché magari avete avuto un problema in qualche trail, in qualche giro un pochino più cattivo. Quindi è una cosa simpatica che io consiglio sempre di acquistare una volta che comprate un blocco della OX. Detto questo, ragazzi, guardate che belle macchinine, mi manca solo il passo lungo, ci arriveremo a breve, il mio spacciatore, cioè vero mia madre che me le compra, mi ha detto che però il passo lungo, niente, probabilmente come Jeep adesso è out of stock. E ragazzi, blocco X li trovate al solito, performance4x4.it. Oggi mi è piaciuto fare un unboxing così, un po' al solito, però ci tengo molto a questo prodotto, quindi bello, top come sempre.